Ciao amici da Frank Bianconero, Roma-Inter 2-2. L'Inter, possiamo dirlo tranquillamente, tranne con la Lazio, non riesce a battere una squadra di buon livello. Però parto da già le polemiche, perché quando non funziona a favore, tutto tranquillo. Quando oggi sono andato a vederlo addirittura per accertarsi della decisione dell'arbitro sull'1-1 della Roma, subito hanno gridato allo scandalo. Gente che ha avuto 5 rigori non fischiati contro, dove gli arbitri non sono nemmeno andati a vedere al VAR, perciò un po' di coerenza sempre. Io ho litigato anche con qualche juventino sull'1-0 dell'Atalanta, perché per me non era fallo su Dybala, per tanti era. Per me questo non è fallo su Lautaro. Il calcio è un gioco di contatto, non è il basket, perciò anche i giocatori devono stare in piedi, perché Lautaro e Dybala hanno lo stesso difetto, partono già a terra prima che arriva il pallone. Perciò si spera che gli arbitri cominciano veramente a fare uso inglese nell'arbitraggio. Detto questo, per me non era né fallo su Dybala, né questo è fallo su Lautaro. Detto questo, la Roma mi è piaciuta di più perché Fonseca ha cercato di far giocare sempre la squadra. L'unica cosa che gli posso rimproverare è che quando dietro l'attaccante hai Pellegrini che deve svariare, Pellegrini sia per fisico e sia per dinamismo non è quello che si può allargare sulla fascia. Infatti oggi ho visto Pellegrini male male, rispettando sempre il talento e la grande qualità che ha. Perché il conto c'è Zaniolo accanto, che forza fisica, che strappa, che può stare largo, può stare vicino a Dzeko. È un conto, e se Dzeko lo lasci spesso da solo, un giocatore fenomenale, di un'intelligenza clamorosa. Però la Roma mi è piaciuta, ha cercato sempre di costruire, addirittura sembra un giocatore di calcio Perez, terzino destro. Mi ha meravigliato molto Ibanez, Spinazzola ha giocato molto bene, nonostante quella cavolata sul rigore che non ci sta nemmeno da discutere. È stata una Roma che a me è piaciuta, l'ho vista brillante, l'ho vista sempre a pressare. Poi Spinazzola ha fatto quell'errore, la partita spesse di episodi, i gol, infatti tutti e quattro i gol sono nati da episodi. Un calcio d'angolo dove è stato marcato male De Vrij, il gol dell'1-1 dove comunque la Roma ha giocato 30 secondi intorno all'area di rigore ed è riuscita a segnare. Il 2-1 sul triplo rimpallo e il 2-2 sul rigore che ha causato Spinazzola di Lukaku. Detto questo, passiamo all'Inter. L'Inter anche oggi non mi è piaciuta. Su Eriksen, perché non gioca Eriksen? Io con Eriksen faccio lo stesso discorso di Douglas Costa quando vede giocare sempre a titolare Bernardeschi. Se uno come Eriksen vede sempre giocare a calcio Gagliardini, già caratterialmente magari non è forte come ragazzo, se vede giocare sempre Gagliardini si stufa anche, conoscendo la grossa qualità, perché io ho sempre stimato e stimo la grossa qualità di Eriksen, ed è un allenatore, non deve essere limitato, deve cambiare schema se c'è un giocatore di quel genere, questo è il mio parere. Poi gioca sempre basso e aspetta contropiedi o errori degli avversari, non imposta mai il gioco, ha pressato un po' soltanto dopo il 2-1. Ha tenuto sempre la squadra addosso all'area di rigore dell'Inter per cercare le ripartenze o sfruttare gli errori dell'avversario. Questo, secondo me, se è una squadra che vuole vincere, poi vincerà alla fine, tutto quello che succederà. Io parlo, cerco di essere sempre equilibrato, obiettivo. Se questo deve essere il metodo di calcio per una squadra che vuole vincere, secondo me è sbagliato. Perché quando poi trovi le squadre che ti giocano contro e con buone qualità, poi nascono, perché la Roma, diciamo così, ha fatto pochissime azioni pericolose, soprattutto davanti ad Handanovic, dove i due portieri non hanno fatto parate. Ma il senso nella partita è che la Roma molto spesso arrivava vicino al limite dell'area di rigore giocando. L'Inter non ha mai dato quel pensiero che prima o poi potesse far gol da una loro azione, perché poi il 2-2 è nato sul rigore. Perciò l'Inter, secondo me, è ancora male. L'Inter, ricordiamoci che grazie ad Handanovic all'andata ha vinto soltanto con la Lazio, diciamo, delle grandi squadre, perciò un problemino ci sarà. Poi, quel lui per voi, l'allenatore,
più bravo del mondo. Io l'ho sempre criticato anche quando era la Juve, che è limitato, perché gli allenatori di grandi squadre devono essere variegati, saper gestire e fare tutti i tipi di schemi, proprio per mettere in campo al meglio le proprie caratteristiche ad ogni giocatore. E questo, ditemelo, a prescindere dal gioco, Allegri era abbastanza più capace di essere camaleontico, quello che non c'ha Conte. E a me vedere Eriksen in panchina mi disturba un po', come vedere Douglas Costa sempre in panchina con la Juve, perciò sono due discorsi così. Per la Juve, dovesse vincere domani, può essere un buon pareggio. E io dico che un pareggio alla fine ci può anche stare, perché alla fine le azioni tante non ce ne sono state. La Roma ha creato di più gioco, la Roma ha cercato di fare più gioco, la Roma ha avuto un'idea di calcio. Se vinceva una delle due non si poteva dire nulla, perché era sempre una partita di episodi, però alla fine il pareggio è quello. È quello giusto, e ripeto ancora che Conte, tranne con la Lazio all'andata per 1-0 con Handanovic miracolante, non ha vinto nessuna partita con le grandi. Io credo che un problemino c'è, poi ognuno ha la sua opinione. Io sono contento che oggi sicuramente non sarà carico come contro la Spal o il Brescia, perché quando vince va ai microfoni sorridendo carico, ma io fossi in lui, ogni tanto un esame di coscienza che forse sbaglia anche lui, me lo farei. Detto ciò, adios, Gonde. Ciao a tutti, da Frank Bianconeri, iscrivetevi al canale.